Ho già contattato e ringrazio i sindaci più autorevoli di questa provincia per poter fare una conferenza dei sindaci. Cominciamo a lavorare insieme e a sottoscrivere un protocollo d'intesa per tutto quello che sarà, in caso di un sindaco autorevole in grado, spero, di poterlo fare, che cosa significa fare politica unita alla buona amministrazione. Conferenza stampa con Massimo Grillo, apertura campagna elettorale con Massimo Grillo, felice e contento, vedo che sei tutto esaltato, che è tutto bene? Si vede, sai perché sono contento? Perché penso di avere fatto la scelta giusta e lo dico perché conosco per davvero le difficoltà che per ora vive la regione. Ritengo che... Senti, ci andiamo al default, no? Spero. No, spero di no. Noi abbiamo una responsabilità che è quella di dare tante risposte ai siciliani, io sono certo che lo faremo, però siccome so le difficoltà che vive la regione, notoriamente lo Stato è molto lontano e non cura sempre molto bene le periferie come spesso ci vogliono dipingere. La provincia... Però anche noi ci curiamo poco e ci facciamo sentire... Guarda, io ho fatto il presidente della provincia, ritengo di avere fatto per questo territorio tutto quello che potevo fare, non c'è dubbio che si può sempre fare di più. Però so che la provincia, ahimè, non c'è più e quindi la realtà locale diventa decisiva e determinante. Io ritengo che Massimo Grillo possa fare la differenza per questa città, per davvero. Lo dico per la sua esperienza, per le sue capacità e perché la politica non si inventa e non si improvvisa. La scommessa è questa, politica buona e distinta e da far crescere rispetto a una buona amministrazione, perché altrimenti se continueremo a fare il cortocircuito che ha prodotto la legislazione attuale non avremo né buona politica né buona amministrazione. Noi abbiamo deciso a livello regionale di appoggiare Massimo Grillo per due motivi. Primo motivo perché Massimo Grillo è una persona seria, competente e che ha una lunga esperienza amministrativa. E penso che per una città importante come Marsala avere un sindaco capace, competente, che sappia appunto, che conosce bene la macchina amministrativa e sappia aggredire le problematiche che ci sono, penso che sia una garanzia non solo per il nostro partito che lo stiamo appoggiando, ma per tutta la città di Marsala. Ma lo condizionerete dandogli gli assessori che dite voi o lo lasciate scegliere i migliori tra i migliori? No, assolutamente, nessun condizionamento. Oggi la politica deve volare alto. Noi pensiamo che la scelta deve essere affidata al sindaco, la sua capacità di individuare le personalità, le competenze giuste per questa città e lui, la sua lunga esperienza e la sua determinazione che ha dimostrato anche nel passato in quello che ha fatto, penso che non abbia bisogno di consigli. A ciascuno le proprie responsabilità, a chi fa la politica con i movimenti e con i partiti e a chi deve fare la buona amministrazione. È questa la sfida. Poi l'elettorale comincia benissimo. Marsala ha bisogno di un sindaco vero. Non avrei voluto fare il sindaco, credo che la città lo richieda e serve un grande amore, serve la necessità di dare risposte concrete e anche con un metodo innovativo. Io sono il promotore della legge 7 sull'elezione diretta del sindaco, occorre anche qui apportare delle modificazioni perché prima cercavamo la stabilità dell'esecutivo e del governo, adesso alla stabilità bisogna introdurre l'efficienza. Io sulle 5 idee strategiche che presenterò alla città chiederò la fiducia tutte le volte che serve al Consiglio Comunale, o andiamo avanti sulle 5 idee strategiche a cominciare dal piano regolatore o ci andiamo tutti a casa. Modi Renzi? No, è una modalità che serve per essere efficienti, se non c'è questo non c'è la buona politica, non possiamo andare dietro alle negoziazioni e ai compromessi dei singoli consiglieri, io parlerò con la politica, con i partiti e la città non ha più bisogno di camminare a rilento ed essere soffocata, serve un grande slancio e sui progetti, oltre che sulla mia persona, sulla giunta chiederò la fiducia ai cittadini e tutte le volte che sarà necessario ricorrere a quella la porrò anche ai Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale è il massimo consesso civico e bisogna appellarsi alla città perché esprima il meglio delle risorse umane. La politica è come tu la fai, non si può dire che il Consiglio Comunale non va bene quando e tutte le volte che non produce. Quanti vogliono ritornare alla politica vera? Prendiamo atto della crisi dei grandi partiti, non solo a livello nazionale ma soprattutto qua, dal PD a Forza Italia. Noi vogliamo valorizzare le migliori risorse per sviluppare un progetto anche politico per la città, che parte dalla buona politica e dalla buona amministrazione. Non è troppo eterogenea, è un modello di politica che parte dai programmi, che parte dalle regole, che sfido altri a poter mettere in campo con la stessa efficienza, con la stessa capacità.
Noi ci confronteremo su queste cose e attraverso le regole con un cartello di moderati, e questo è importante specificarlo, distinto dai partiti nazionali di destra e di sinistra, lavoreremo per un cartello non solo omogeneo ma anche che si farà riconoscere dai risultati, dalle affinità progettuali e programmatiche sulle quali abbiamo chiesto la fiducia nel momento in cui tanti hanno lasciato i partiti per venire da noi.